Ciao a tutti e bentornati su un nuovo video di Emilia Bibbia. Come vedete il menù del giorno, questa volta il menù del giorno prevede la recensione di un tubino, il Killer Gun by History Mode. Ragazzi, un acquisto di cui sono stato molto contento. Di conseguenza, come sempre, beccatevi il video. Ciao ragazzi. Fa caldissimo, siamo a casa del ratto. Sta da Dio. No, il rattotti non usa l'aria condizionata, figa, c'ha le braccine T-Rex. Devi patire. Chi bello vuole apparire, un caldo scandaloso. Lo farei figo su YouTube. Scandalo, un caldo scandaloso. Vabbè, comunque, per oggi Killer Gun. Ok, recensione e poi come sempre. Ci vediamo dopo. Ciao. Killer Gun prodotto da History Mode. Arriva in questa scatolina. Sembra una scatolina per armi, insomma, in questa piccola scatolina di plastica con quattro linguette per aprire. Sopra attaccato un adesivo Killer Gun, in piccolino il logo di History Mode. Guardiamo cosa contiene la scatoletta. Aprendo la scatola troviamo il cap per il gun e il Kennedy. Sotto questa copertura di gomma piuma troviamo un tagliandino. Sul fronte del tagliandino marchio History Mode, Killer Gun, dimensioni del tubo, tipo di tubo, cioè il materiale utilizzato per il tubo. Il tubo sono sempre barre di ottone ricoperte da oro satinato, nero stagno, o adesso è uscita anche una versione palladiata. Questo, come vediamo, è la versione gold. Girando il tagliandino vediamo una marcatura CE che si riferisce alla conformità delle barre di rame delle barre di ottone utilizzate per il tubo, insomma la composizione chimica delle barre di ottone utilizzate per produrre questi tubi. Chiaramente nella confezione troviamo anche il tubo. Diamo un'occhiata da vicino al tubo. Ragazzi, a me questo tubo, come è fatto, l'aspetto estetico piace veramente tanto. È un tubo, la versione gold, con una palacatura da 0.028 micron. Di conseguenza, ragazzi, questo tubo non si lucida, cioè al massimo un pannetto con un po' di sapone. Se provate a usare degli agenti aggressivi, diciamo che questi 0.028 micron se ne vanno, rimangono tutti nel pannetto. E anche, però, ripeto, io mi sono preso la versione dorata, che costa anche un po' di più perché c'era quella. Ho capito che insomma queste versioni dorate qua lasciano il tempo che si graffia un po' a guardarlo e poi dopo insomma sono un po' cazzo. Comunque, tubo da 24 mm, alto soli 71 mm, con un peso a vuoto di 82 grammi, che diventano 170 grammi con una 18650 e il gun montato. Il tubo è caratterizzato da questa incisione laser Killer Gun qua appena prima del fondello, questa parte nera laccata finale, e da questi due grossi tagli nella parte alta, questo e questo, che espongono poi la sleeve interna, il tubo interno, e che rappresentano i due tasti del tubo. In questo tubo manca la serializzazione, cioè io non l'ho trovata né sul tubo né nel tagliandino eccetera. Il tubo, ragazzi, ha delle finiture, secondo me in alcuni casi lasciano un po' a desiderare, okay? Almeno per questo che ci abbiamo, almeno per quello che abbiamo noi, insomma, avrebbero potuto, ragazzi, sono tubi che non costano tanto, non abbiamo un Vapor Smooth o altri tubi da 400 euro. Questi sono tubi da 120-150 euro, però secondo me qualche finitura migliore avrebbe potuto esserci. Per esempio, se voi guardate qua la parte bassa, vedete che insomma il taglio non è stato eseguito molto bene, ok? Il tubo qua non è tagliato tutto alla stessa altezza. Questo secondo me è un difetto abbastanza grave. Adesso io ve lo faccio roteare, ok? Vedete che il fondo del tubo non è tagliato tutto alla stessa altezza. Insomma, qualche attenzione in più, probabilmente questo è successo solo nel mio modello, qualche attenzione in più guardando video di altri youtuber. Per esempio, ho visto che qualcuno si lamentava di un filetto 510 un po' duro le prime volte che entrava dentro il filetto dell'atomizzatore. Ecco, a me questo non è successo, però quello che a me non piace è appunto questo taglio irregolare qui nella parte bassa. Abbiamo smontato il tubo e vediamo che in questo caso il tubo è due pezzi.
diciamo che la semplicità dei meccanici in questo modello raggiunge la massima espressione. Abbiamo, diciamo così, la sleeve esterna e un tubo interno, anche il tubo interno marcato History Mode. La sleeve esterna è placata oro, le parti interne, cioè l'interno di questa e l'esterno di questa, anche l'interno, sono tutte in ottone. Il funzionamento del tubo è molto semplice. Io tendo a preferire mettere il positivo verso l'alto, di conseguenza inseriremo la pila così, tutta questa parte diventerà il negativo, il positivo della pila andrà a contatto con il pin, noi potremo regolare il gioco della pila avvitando o svitando questo filetto e chiuderemo il circuito agendo su questi tasti laterali della sleeve esterna. Andando ancora a guardare un po' il pelo nell'uovo, le rifiniture, vediamo che qua anche questo filetto, seppur ben eseguito, insomma qua comincia un po' prima, ci sono delle incisioni un po' così. Magari, ripeto, è capitato così nel mio modello, però. Adesso guardiamo un attimo da vicino i filetti del tubo. Come ho detto prima, questo tubo presenta un unico filetto che entra in gioco nella conduttività del tubo, che è il filetto 510. Come vediamo, infatti, la sleeve interna si avvita sì nella sleeve interna, ma questo il filetto che le fa accoppiare praticamente è un filetto isolato. Se questo filetto non fosse in plastica, tutte le volte che avvitiamo il tubo uno sull'altro avremmo un autofile. Di conseguenza qua filetto in plastica che aggrappa su questo filetto, ragazzi, questo, ripeto, è plastica, di conseguenza dovremmo stare attenti tutte le volte che avvitiamo a non sfilettare, perché qua è ottone che aggrappa su plastica, e anche quando arriveremo a battuta col pin della batteria non forzare troppo, arriviamo a toccare e è morta lì. Anche questo filetto, quando mi è arrivato, aveva, diciamo, imboccava bene, ma aveva a un certo punto un punto un po' più duro. A forza di avvitare e svitare, questo piccolo difetto è sparito e diciamo che tutto funziona a dovere. E questa per me è una soluzione interessante. Speriamo appunto che la plastica duri nel tempo. Diamo un'occhiata al fondo delle due sleeve, lì, insomma, dei due pezzi che compongono il tubo, ok? Sleeve interna e sleeve esterna. Notiamo nel fondo della sleeve esterna la presenza della classica lavorazione anticorto e già di la presenza di un po' di ossidazione, ripeto, internamente è brass, dunque prima o poi va lucidato. Mentre invece nella sleeve interna in fondo notiamo una piccola bogna che sale verso l'alto. Secondo me serve sia per creare un contatto un po' più solido con la batteria che per creare una piccola zona d'aria tra il culo della batteria e quei sei forellini che sono nella parte bassa del tubo, che se metteremo il pin verso l'alto come faccio io, secondo me quei fori lì servono un po' da dissipatore di calore. Ecco, cosa che notiamo in questo tubo è l'assenza di una sleeve Vapor Mode Style, che ormai è stata adottata anche da molti altri brand. Adesso insomma vi spieghiamo il perché è utile fino a un certo punto in un tubo così. Mi ho dimenticato di dirvi che insomma la sleeve interna è bella sottile, il tubo è leggero, di conseguenza il materiale utilizzato non è tanto. Sleeve esterna secondo me 0,4-0,5 mm, mentre invece per la sleeve esterna la dimensione sale un po' di più, anche perché giustamente hanno voluto dare un po' più di forza ai tasti di accensione. La sleeve esterna non sono riuscito a misurarla bene per la presenza appunto di questa plastica qua, secondo me siamo a 1,2-1,3 mm, dimensione che è perfettamente idonea a consentire una durezza del tasto notevole, del tasto di accensione. Sleeve interni invece, ripeto, molto sottilini. Come ho detto prima, questo tubo è privo di una sleeve interna. Di solito le sleeve interne si usano appunto per, come sapete, per una sicurezza in più in caso di batterie leggermente strappate. Ma in questo caso è proprio la conformazione del tubo che rende la sleeve interna pressoché inutile. Ah ragazzi, questo non vuole essere un incitamento a usare batterie svrappate, cioè usare
batterie in perfette condizioni e perfettamente wrappate è una best practice indispensabile per l'utilizzo dei meccanici. Di conseguenza, batterie sempre in perfetta condizione. Tornando a noi, come vediamo però, è come è fatto il tubo, cioè noi inseriamo positivo verso l'alto, anche nel caso in cui la batteria fosse, non so, uno preso da una follia irrefrenabile, istinto suicida, non lo so, svrappa completamente la batteria, noi avremo che il contatto, se mettiamo il pin verso l'alto, vedremo che anche se la batteria tocca esternamente questo tubo, questo tanto è il negativo, questo filetto è isolato dal filetto di plastica e quando noi andiamo a schiacciare avremo sempre comunque il funzionamento, ripeto, le batterie vanno wrappate bene. Anche se uno togliesse completamente il wrap della batteria, noi vediamo che questo tubo in ottone si ferma appena prima dell'inizio del positivo della batteria. Ok? Dunque, proprio per come è fatto sto tubo che rende inutile, ed è anche per questo che io tendo a mettere pin verso l'alto. Magari una volta ti sbagli, ti si svrappa positivo e negativo qua. Ok, se metti pin verso il basso, hai capito? Lì sì che fai corto, perché positivo e negativo qua toccano qua, possono rischiare di toccare qua la parte. Dunque io tendo sempre a preferire anche in questo caso, poi ripeto, se mettiamo pin verso l'alto, qua fuori di sfiato sono nettamente più grossi questi che questi. Chiaro, avremmo degli sfiati molto vicino alla bocca, però ragazzi, insomma, sono situazioni al limite, ok? Sì, ma comunque, ripetiamo, se tu metti il positivo al pin dell'atomizzatore, al massimo avrai l'autofire, quindi hai tutto il tempo per accorgerti, sì, che sì, c'è qualcosa che non va, svitare e andare a aprire. E tra l'altro poi, cosa che mi sono dimenticato di dire, questo tubo ha questa filettatura che si svita in tre giri, dunque è fatto in modo per essere svitata veramente in maniera molto veloce. Ma poi appunto per quello che avendo un autofire non è un riscaldamento della batteria come puoi avere quando mandi in conto la batteria. Sì, ma poi in questo caso proprio non hai autofire, anche se metti pin verso l'alto non hai autofire neanche. No, sì, in generale. Generale. Quindi esatto, anche questa cosa, la moda di mettere il pin verso il basso, io sinceramente non me la spiego. Noi preferiamo comunque sempre mettere il pin verso l'alto. Non me la spiego. Okay? Poi ognuno fa quello che vuole. No, per noi è sempre meglio pin verso l'alto. Continuando a parlare, tra virgolette, di sicurezza, guardiamo un attimino i tasti di attivazione. Come ho detto, questo tubo, il tubo esterno è molto più spesso del tubo interno e i due tasti di attivazione sono veramente duri. Di conseguenza, anche se a volte possiamo dimenticarci il tubo in tasca, a meno che non ci sediamo sopra, attivazioni involontarie sono scongiurate e noi potremo regolare non tanto la corsa dei tasti e di conseguenza un po' la loro durezza smontando questa parte, spingendoli dall'interno verso l'esterno. Queste linguette si piegheranno un po' più verso l'esterno e avremo una corsa maggiore, una durezza maggiore dei tasti, oppure potremmo decidere di fare il contrario, cioè da tubo vuoto spingendoli un po' verso l'interno diminuendo la corsa. Come ho detto, il tubo non c'è tanto materiale, di conseguenza durante l'utilizzo il tubo tende un po' a scaldare, ma si scalda tutto, cioè è l'atomizzatore che scalda che scalda tutto. Io per adesso, anche con res intorno allo 0,1, non ho sentito provenire del calore direttamente qua da sotto il tasto. È tutto il tubo che si scalda, poco materiale e tende a diventare un po' caldino. Un'altra cosa, qua il filetto, questo qua abbiamo interno un filetto di plastica che secondo me in questo tubo, io non so come possa succedere, ma proprio una bomba, secondo me molla prima qua il filetto di plastica in fondo al tubo esterno che il filetto del 510. Non so come possa accadere, ma secondo me succede quello. Altro particolare, prima ho detto, mettere il tubo in tasca non si deve fare, però sfido qualcuno qualche volta che non si è trovato per sbaglio il tubo in tasca, è inutile girarci attorno, ogni tanto ci si dimentica, lo mettiamo in tasca. Chiaramente in tasca non dovremmo avere parti metalliche, perché vabbè, a parte che si sfregia e poi soprattutto se una moneta, una chiave ci si infila in queste fessure e tocca, abbiamo un bel autofire e poi dopo la chiappa calda te la ritrovi.
ok? Primo piano veloce della Morde montata col suo cap, anche per far vedere il cap, ragazzi, col suo cap è spettacolare, cortissima, piccolissima, come vediamo qua, cap con un'altra incisione al laser di History Mod, cap per Goon e per Apocalypse, prima ho detto Kennedy, ma Goon e Apocalypse, ragazzi, l'effetto visivo è stupendo, io questo cap tendo a non usarlo, perché comunque è un po' troppo corto, tende un po' troppo a scaldare, è facile con le labbra di andare davanti ai fori dell'aria, magari, ecco, io non l'ho provato, secondo me rende un po' più umano il Goon versione 1.5, con delle coil un po' più normali dentro il Goon 1.5, questo qua gli restringe un po' l'aria e diventa tutto un po' umano, però secondo me questo cap è stupendo, volete uscire a fare fighe, è stupendo, però da sbapparci tutto il giorno io non mi ci trovo, ok? Comunque è un bel pezzo, anche perché se poi dopo siete costretti ad andare a montare qua un drip tip alto, beh, allora montateci il cap del Goon e siete a posto, anche perché il Goon nero su questo modello ci sta da dire, insomma, nero il fondello, nero il cap del Goon, si allunga un pochino, ma secondo me l'effetto è spettacolare. Macci macci. Macci macci. Rieccoci. Che faccia fatta? Fuori. Va bene. Sempre fuori. Ok, prova di svapo. Dai, Fandera. Finalmente. Ecco, le coil del ratto, oh, spinge anche con coil umane, con le coil del ratto. Ma è umana anche questa. È umana anche questa, appena. Sei in sicurezza. Sì, più o meno. Vabbè, oh, ragazzi, a me piace, ok? Qualche piccolo difettino, qualche rifinitura, poi ripeto, non tutti i modelli magari sono così. Ho visto che i modelli, quello satinato e l'altro, hanno anche... Ripetici un po' i colori che... Allora, sono dimenticato. Gold, nero stagno, satinato e adesso c'è una nuova versione in palladio. Ho visto che, per esempio, la versione satinata sopra nella parte alta qua è liscio. Io infatti ci ho messo sotto uno sponge, com'è che si chiamano quei SpongeBox, quelli lì per non rigare la parte alta, perché sennò si riga tutto, eh? Beh, a me, tutto, ripeto, no. Qualche finitura avrei voluto essere fatta meglio, ma è un tubo che mi piace, ragazzi, io d'estate con tubi più pesanti non ci riesco, questo qua è veramente portatile, insomma. Sì, la sua ha le dimensioni, e anche le prestazioni, tasto duo. Bello duo. E funziona. Ti piace la roba duo, Totti, ti piace duo, bravo a Totti. È coglione. Ratotti piace duo, che emozione. Io Ratotti ce l'ha via. Sì, una volta all'anno con le fasi lunare. Ieri Ratotti condizioni ideali. Ieri luna rossa, Ratotti si è espresso al meglio. Il barometro, la pressione atmosferica, allora Ratotti si è espresso. Tutto combaciava, la fase strada, allora Ratotti ha dato il meglio di sé. Leggera brezza. Proveniente da Nord era top. Dai, di com'è il tubo. Ti piace? Allora, no. Il tubino mi piace, è carino, maneggevole, tasto giusto. Sì, un bel oggettino. L'unica pecca che ha questo è questa cosa qua che è veramente inguardabile, però. Sì, però ci dai, sta. Secondo me se te ne arrivano così i calotti sì, qualità prezzo, insomma, è vero che costa 120 costa, ecco, guarda, le versioni, la versione dorata è quella che costa di più, 150, le altre 120, insomma, ci sta. Sì. Spinge bene, piccolino, sì. Semplice, beh. Con quello che costa un tubo, diciamo, normalmente ci sta. Dripaloschi, giusto? Sì, no. Poi vedi, cioè, adesso stiamo svapando, ripeto, col suo cap, secondo me. Beh, mi dice il succo, vediamo. No, ma è figa, è caldo da morire. Dripa. È caldo, dai, figa, veramente. Però il suo cap è bello. Vediamo come sono belle quelle coi. Ma come sono belle. Sì, ma chi le ha fatte? Sì, ha fatto un sono... video, ragazzi. Chi le ha fatte? Oh, col suo cap è veramente piccolo e bello, bellissimo. Bello. Io, come ho detto, non mi ci trovo. Sì, il cap, diciamo, scalda la situazione subito. La situazione si scalda, come ho detto, però magari nel Goon 1.5 con coil un po' più umane
Le cappe sempre quelle. Le cappe sempre quelle. Beh, però è bello anche quello. Sì, sì, no, è bello. Dai, vabbè, dai, abbiamo finito, dai, su, dai, strica, strica. Strica che c'è caldo, su, smetti di svapare, va bene. Il tubo è promosso, è un bel tubo, costa il giusto, spinge bene. E niente, boh, la cosa le abbiamo dette tutte. Come sempre ringraziamo Matteo di Swapoplan. Ciao Matteo. Invitiamo Matteo. Tutti a iscrivervi al canale, commentare, spoileggiate. Salutiamo Pino dei Palazzi. Pino dei Palazzi. E niente, ce la vediamo la settimana prossima. Ci vediamo, ragazzi. Ci vediamo. La settimana prossima sono in montagna. Ecco, lui in montagna. Io non so se ho voglia di vederlo. Va bene, va bene, va bene. Ciao a tutti. Ciao, ciao ragazzi. Svapata, svapata, saluta. Svapa, saluta. Ciao. Saluta. Non è neanche più capace di parlare. Vai a spegnere Rattotti che mi hai già rotto i coglioni, dai.